Bene, finora abbiamo fatto gli accordi di Do, Re, Mi, quello di Fa li abbiamo saltati, di Sol. Ora passiamo a quelli di La, quindi la minore, la maggiore, la settima. Vediamo un po'. Dunque, per fare il La minore, è come la posizione di Mi maggiore spostato tutto in giù di una corda, cioè dobbiamo mettere il primo dito sul primo tasto della seconda corda, che è questo suono, poi il secondo dito sulla quarta corda al secondo tasto, che è questo, e il terzo dito sullo stesso tasto, cioè il secondo, della terza corda. Quindi secondo e terzo dito sono tutti e due al secondo tasto, quarta e terza corda, mentre l'uno abbiamo detto che è sul primo tasto della seconda. Questi sono i tre suoni che ho premuto, partendo dalla quinta corda. Perché dalla quinta? Perché siccome stiamo facendo le posizioni di La, la quinta corda è un La, e quindi partiamo da qui. La maggiore, abbastanza facile da ricordare perché si posizionano tre dita tutti e tre al secondo tasto, cioè abbiamo l'uno sulla quarta corda al secondo tasto, il due sulla terza corda al secondo tasto e il tre sulla seconda corda al secondo tasto. Sono tutti e tre al secondo tasto, premendo quarta, terza e seconda corda. Partendo ancora da La, abbiamo questi suoni per ottenere il La maggiore. Passiamo alla settima, che è ancora più semplice perché io posso tenere già che ce l'ho il secondo tasto della seconda corda che abbiamo visto prima e il Mi sulla quarta corda al secondo tasto, questo suono qui che è un Mi. Non dico tutti i suoni che premo per non complicare troppo le cose. Ecco, abbiamo solo due dita quindi per poter fare il La settima. Partendo ancora dal La della quinta corda vuota, abbiamo questo, La settima.